Cari amici, benvenuti oggi al Magic Movie Park, un cinema a 15 sale degli inizi degli anni 2000. È stato su per un 6-7 anni e poi è fallito. Oggi siamo qui a documentare, a fare la sperimentazione, a documentare, a farvi vedere insomma, come si può recuperare un'area facendola vedere per quello che rimane. Gennaro Giannini e youtuber Mauri, capitano Barbadura. Ecco qua Magic Movie, qua adesso potete vederlo bene. Magic Movie Park, un cinema a 15 sale. Qui abbiamo l'androne, andiamo verso l'androne principale. Mauri! Sì, bene! E questo quindi è la parte iniziale. Beh, più tranquillo di quanto si poteva immaginare, insomma. Calci lì dentro. Qui siamo all'ingresso, solamente all'ingresso. Adesso vogliamo salutare da lì. Sì. Mettiamo qua, qua. Mettiamo qua i calorimetri. Non so se mi fa cellulare oggi, il cellulare. Ecco qua. Aspettate che raddrizzo. Cioè, come insomma, se fossimo siamo pratici. Molto precari qui, diciamo le cose, cari amici, però non siamo dei veri professionisti. No, aspetta, stiamo migliorando moltissimo. Sì, stiamo migliorando. Poi ho passato una luce. Che sarà, sì, abbiamo le luci guardate, la mia che classe, sono molto meglio. Guarda che roba, la potenza, io... Adesso è chiaro. Quindi pisa il ciaccio, piscia sul chiaro, no, nel senso accendi il chiaro. Accendi la luce. Fatto... Comunque niente, non siamo a livelli di poco professionisti. No. Sai quelle attrezzato... schermate che ci hanno. Però mi sono attrezzato non più. Mio zainetto tragico e niente. Adesso ci accingiamo a entrare, questa è la prima parte e poi. Sì. Poi a dopo. Saluto tutti quanti, Antena Eva si è messo i piedi dentro su una cosa di... Saluto a tutti, ecco la prima parte l'ho fatta. Bene, un saluto, tutto bene. Ciao, vai. Per la ecco. Entriamo. Sì, adesso ecco, dobbiamo fare una cosa, per essere ognuno sfasciato tutto, Dio buono. Ognuno deve stare attento all'altro, io direi, perché c'è sempre il pericolo, esatto, io sto attento a te, tu stai attento a me, perché c'è sempre il pericolo di cadere in qualche posto. Allora, questo... Questo per esempio, praticamente nell'ultimo periodo l'avevano comprato dai cinesi, quindi qua abbiamo le scritte in cinese. In cinese. Sì, cinese. Vedi Mauri? L'ultimo periodo l'avevano comprato dai cinesi, insomma così. Dai, per la serie poteva andare peggio, insomma. Qua... sembra praticamente residuati dell'ultima cena quando ci fu l'incendio. Poi racconteremo dell'incendio. Ma io se vado al banco, ma scusa, vado al banco e servo. E servo al bancone. Ecco, ecco. Buongiorno, vai. Ma qua non si riesce a passare. No, ma qua uno si fa male. Una partita de coco, grazie. Se non vuoi da bere,
a tutti, anche persino a tutti gli amici. Voglio, voglio! Mi fa vero cinese, vero cinese. Fa vedere che bello. Ma che bello. Si vede che... avete visto. Cinesi, io facevo il sorriso cinese, eh. Io ho avuto dei colleghi, devo dire certe cose, ho avuto dei colleghi al lavoro cinese, cinesi. Si davano da fare tantissimo per il lavoro e avevano sempre il grande sorriso. Quello che ho fatto io era il grande sorriso che avevano chi lavorava 8 ore al giorno e dicevano fai anche lo straordinario altre 4 ore al giorno, e loro lo facevano sempre col sorriso, incredibile. Io facevo, ripetevo, quel sorriso che viene così a ricordo, ricordo dei bei momenti di lavoro. Bellissimo, bello, bello veramente, come dite. E qua è un bar, è un bar. Oh cavolo, caffè d'orzo faccio. Ecco gli amici. Andiamo giù nei sotterranei. Dove? Qua è sotto? Di là, di là. Pensate che mi metto... Questa è la parte interna di questo bar. Ma caspita, è brutto vedere... Cioè, queste erano le cucine del bar. Qua le cucine del bar, addirittura il bagno del bar. Sempre che qua sotto non ci sia un buco. Il bagno del bar. Cosa ne sarà tutto? Oh, ma Mauri, c'è ancora il bagno qua. Il bagno? I bagni, magari, caspita, è incredibile. Prendo la luce. Guarda. Guarda, ancora i bagni come nuovi. È incredibile. Sembrano ancora utilizzabili. E sono nuovi. È incredibile. Guardate che cesso. Sembrano ancora utilizzabili. Scusate. Pazzesco, abbiamo trovato un bagno, se avete bisogno di un bagno, ma non sporcatelo però, è una cosa veloce. Atti, c'è ancora un bagno, caspita, e potete anche chiudere qua, eh. Poi però se non riuscite, insomma. Qui abbiamo l'ultima fattura del ristorante cinese. Seppie congelate, carne di pollo, gamberi, glutammato, fecola, riso. È scritto ristorante cinese Wanzhou. Qua a Muzhou, purtroppo così, la fattura dei tempi, alcuni caratteri scritti in cinese. Guardate la parte sommitale del tetto. Appunto, nell'ultimo periodo avevano aggiunto queste parti per coprire da troppa luce solare, dal troppo calore, ma non è relativo, è dopo l'incendio che ci fu. Poi racconteremo la storia. Allora? Sì, molto bene. Sembra che oggi siamo gli unici visitatori qua, varie scale. Allora, forse le sale sono appunto più in alto. Andiamo prima a fare la parte bassa, poi facciamo la parte in alto? Qua. Oggi. Bello. Bello. Cari amici, stiamo continuando nel cinema abbandonato a filmare.
Mauri, facciamo la parte di sotto? Andiamo giù? Sì, faccio fare gli scivoloni e andare a gambe levate, insomma. Bene, quindi adesso ormai abbiamo visto la parte iniziale del cinema, ci addentriamo nei sotterranei, benissimo. Allora, il fatto di essere pronti, no? Perché naturalmente in questi momenti, no? Voi che ci seguite su YouTube dite, bene, dai, dai, facci vedere. Noi, da parte nostra, però, tutto... Allora, quando ci vedete, no? Che dite, ma come mai avevano quella faccia lì, quei due? Beh... ci credo. Allora, YouTuber Mauri e Gennaro Giolmini, YouTuber Mauri, capitano Barbadura, adesso un po' barba che... vuole perché... No, che si è dato tanto da fare su YouTube, e Gennaro Giolmini, che va come può, ok... Così, l'importante è, allora, io non vado mai al massimo, però continuo, io non smetto mai, io continuo. Quindi non sono più veloce di tutti, però sono quello che continua di più. Ci addentriamo nei sotterranei, eh? Sì, dai, è l'incognita. Sì, fa niente, no? È l'incognita. L'incognita, guarda Mauri, ci sono delle cose che ho... Ah, qua la torcia la metto così. Guarda capitano, cosa sono questi cosi sotto, al di sotto dei carini, hanno fatto delle... chi ha ideato queste plafoniere ha avuto un'idea. Guarda, a far passare, perché ha detto facciamo passare i fili di lì, no? Giusto. E queste sono le aperture dei fili, giusto. Avete avuto l'idea giusta, infatti è finito così. Infatti. Io vorrei tentare di fare una presa diretta. Allora scendo giù e vieni, sì. Sono qua. Sono qua, Mauri. Sto solo organizzando. Qua mi raccomando, se doveste venire, naturalmente se volete voi e a vostro unico rischio, ci sono dei parapetti che non ci sono più. Non ci sono i parapetti. Quindi insomma, badateci un po'. Allora, chissà se qua viene. Oh, voilà. E ragazzi, dai, io dico ragazzi per dire, bene, adesso si va. Guardate cosa faccio, guardate, la luce, qua non prende, ma giù prenderà. Liberate normale, attenzione lì, Mauri. Sì. Lì insomma, saremo spacciati. Andiamo. Andiamo, dai. Ah, il vetro, tutto quanto, enorme attenzione a tutto. Perché enorme attenzione a tutto. Spaccato. Mamma mia, questo cos'è? Che devastazione! Oh Mauri, sì, sono 6 euro, certo, poco, stava per fallire, è economico perché sta per fallire. Aspetta un attimo, guarda cosa ho trovato, pochi mesi fa questa parte qua stava in mezzo, l'hanno devastata completamente, guardate cose belle. Delle cose cinesi belle che finiscono così. Guarda qui, questo io ti garantisco, in un filmato di alcuni ragazzi era in centro della sala e l'hanno devastato qua. Io vorrei capire tanto, ma è tutto un ripieno di devastazione qua. Vediamo così. Eh,
Sì, sì, dai Mauri, andiamo dentro, dai. C'era un'entrata di qua. Attenzione, sì, sì, di qua. Io mi ricordo che c'era. Sì, sì. Oh cavolo! Ma hanno devastato troppo! Ma bisogna passare di qua, Mauri, per scendere giù. Per andare giù nei sotterranei. Di qua, non è che dico, è così. Dai, dai, ce la facciamo lo stesso. Vedi che avevo ragione. Dai, ce la puoi fare. Sì. Adesso accendo la torcia. Sì, sì, salta pure su quello lì, tieni. Tiene anche quello, sì. Teneva. Qua c'è l'ascensore. Divertente, L'ascensore che non vi consiglio di provarlo perché è tanti anni che non va. Quindi non vi consiglierei. E devi accendere la torcia, Mauri. Sì, sì, l'accendo la torcia. Aspettate che accendo la torcia nella galattica, aspettate. Come dura la l'avventura, ragazzi. Ti appoggio qua. Appoggio qui. Cari amici che ci seguite, siamo qua. Io pensavo peggio, ma questo che pensavo peggio, ma invece è abbastanza tranquillo come posto. Filanga, cos'è che c'è scritto? Finca? Sì, l'ultimo periodo era comprato da dei cinesi ed era così, con questi nomi cinesi. Dopo spiegheremo bene la storia. Bestia, ragazzi, qui è tutto, guardate, qui è tutto distrutto. Ecco, cari amici, continuiamo le riprese, dai. Come? Sì, sì, sto dicendo alla videocamera, continuiamo le riprese, Continuiamo le riprese. Qua ci sono vari posti. Non c'è granché, comunque, perché è importante che il tuo partito e la fuori si può fare più avanti, penso che non ci sia molto. Quindi, poi alla fine, andiamo di là, o dove andiamo? O di là a vedere? Decidi tu. Andiamo di là. Andiamo di là. Che c'è più luce che le nostre. E qua varie parti tutte distrutte. Vedete, c'erano una volta l'ultimo periodo cinesi. I cinesi stavano cercando di rimettere in sesto il luogo. Ma qua quando vengono i ladri di rame proprio fanno tutto devastato e basta. Proprio. Sì, qua addirittura c'è un'uscita. Possiamo uscire un attimo fuori? Sì, c'è l'uscita. Attenzione che qua è troppi vetri rotti, ma passando di là qua la luce non serve più. Guardate che roba. Questa praticamente è uscita entrata. Un'altra uscita entrata. Un carrello del supermercato. Di chi ha il carrello del supermercato lo venga a riprendere.
è vietato portare carrelli del supermercato fuori dal parcheggio, ma evidentemente qua le regole non le rispetta nessuno. Dov'è che si può? Mamma mia, qua è tutto un vetro, qua è tutto un vetro, tutto un vetro. Deve andare come sulla luna. Cari amici, si continua. Tutto bene perché sembra che la giornata sia tranquilla. Meglio così, no? Meglio così. Prima, col fatto che pioveva, cosa è successo? Che evidentemente alcuni hanno detto no, non veniamo, nel senso, non alcuni del nostro gruppo. Alcuni, nel senso, youtuber, alcune persone a visitare, non veniamo. E così abbiamo tutto il cinema per noi. Io come al solito, sapete, io cerco sempre di dimagrire, non si sa quando ci riuscirò, perché faccio dei bei pranzetti, cucino dei bei pranzetti, però questo non è il tema è il cinema e qua purtroppo non c'è da mangiare. Comunque, anzi, hanno mangiato fin troppo qua, si sa. Tanti numeri dell'otto, lì c'è un 10, dall'altra parte ho visto un 78, ma non garantisco nulla assolutamente, ma neanche da lontano. Io non è che sto qua a dare il numero dell'otto. 79, ma se vincete bene, se perdete niente, perché qua non sto a dare numeri, solo che erano i numeri degli stand che stavano da queste parti. Lì un simbolo cinese. Che vuol dire quel simbolo cinese? Poi è fatto un po' a gattini, ma sarà un simbolo di buona fortuna. Speriamo veramente. Questo poteva essere uno stand d'abbigliamento, vedete? Sono rimasti degli omini. Sì, sì, l'ultimo periodo l'hanno comprato dai cinesi. Presto racconteremo la storia, però volevo raccontarla in una sala. In una sala. In una sala da raccontare. Sì, sì, sì. Sì, sì. Continuiamo. Gennaro Giannini, youtuber Mauri, capitano Barbadura. Mauri, dimmi. Continuiamo le riprese allora. Spero di riprendere adeguatamente. Andavo qua se era venuto perché c'avevo un mezzo sospetto che era venuto un attimo. No, comunque niente. Attento, attento. Attento che si scivolava. No, ma la dicevano che si scivolava. Benissimo, la ripresa starà continuando. Adesso youtuber Mauri, capitano Barbadura, Gennaro Gelmini. Oggi è il 26 di marzo 2017. Perfetto, stavo controllando se andava tutto. Un po' più in qua perché lì c'è il mezzo. Stavo parlando. Stiamo riprendendo, speriamo. Il mezzo meccanico. Sì, speriamo che stiamo controllando un po' il video, speriamo che vengano bene. E quindi siamo qua al cinema Magic Movie Park di Muggio. Di Muggio. Provincia di Milano, di Monza Bresso, Monza Brianza, meglio, e continuiamo
26 di marzo 2017, Gennaro Gelmini, il Super Mauro, capitano Sorpatura. E sto tentando di parlare. Sì, stiamo cercando di dare il meglio, speriamo. Il meglio lo diamo sempre, sì. Dunque, vediamo un attimino. No, comunque sta venendo una bella storia, Sì, sì, sì. Io non so mai quanto la videocamera allargasse, invece vedo che prende. Voi vedete quanto allarga, che allarga fino a qua. Qua non sapevo. Bene, bene, sì, sì. Continuiamo. Andiamo qua. Dai, andiamo avanti. Andiamo avanti. E poi la giornata passa. Accendo qui di nuovo e andiamo dentro. Però non è su, ma come l'ho detto, vabbè, come l'ho detto. Qui appunto la parte che rubano tutto, spaccano tutto. Per questo bisogna documentare queste parti, perché non è possibile che tutto sia lasciato a se stesso. Non è possibile. E invece è così che succede. Perché finché comanda il dio denaro è sempre così. Facciamoci un giro qua dentro, arrivo un giro qua dentro, vedete, questa era anche una parte che si poteva chiudere del insomma, ho aperto e chiuso, queste parti qua. Computer. Sì, buonanotte. Un vecchio computer. Sì, un computer di una vecchia tempi. Uno sgabello ancora utilizzabile. Caspiterina. Oh, che roba. Uno sgabello ancora utilizzabile. Prendo la torcia. Mauri, possiamo fare le foto sopra. Siamo di nuovo amici sull'asse del percorso, sull'asse primario del percorso. Facciamo vedere un po' a destra e a manca il percorso. Ok. Dai, andiamo un po' di là, un pochino di là a far vedere. Sembrava chissà come, invece, volendo è fattibile. Questi tubi dell'aria condizionata venuti giù. Sì, andiamo a vedere un po' il percorso com'è. Tanto le lampade ce le abbiamo. Queste lampade andrebbero bene anche per Mombello. Si sì, sì. E qua una parte di rialzo anche qua avevamo più che altro negozi magari di abbigliamento anche. Bene. Beh, no comment, comunque diciamo pure bene. Non piove più, ma qua cade giù l'acqua, perdita d'acqua, non si comprende. Perde quel tubo là, ma l'avranno messo per fare in modo che le perdite, che non ci sia dell'acqua stagnante di sopra. Mauri, per fare in modo che non ci sia dell'acqua stagnante di sopra, hanno messo un tubo di scarico, perché si vede che c'è una perdita che va di sopra e loro, mettendo un tubo di scarico, hanno fatto in modo che la perdita non avvenisse. Vedete, qui ancora così, tavolini così, parti. Ma qui ci sono anche delle cose qui. C'è di tutto, è incredibile.
È incredibile, guarda. Io vedo un attimo di qua. Qua è uscita, sì, è uscita. Ah, devo riaccendere la torcetta. Vedete che la differenza? Vedete la differenza con la torcia? Uscita, ma dai, uscita. E i vostri numeri del lotto, che a giocarli, compagnia bella vostra, eh. No, ma qui c'è il negozio. Altri numeri del lotto, sì, sì, relativi ai negozi. Io per scherzare dico il numero del lotto. E qua l'andirivieni di Androni. Uno meglio dell'altro o uno peggio dell'altro? A seconda, uno peggio. Beh, una volta era uno meglio dell'altro, poi divennero uno peggio dell'altro. Dall'androne principale adesso andiamo a vedere le sale. Beh, la luce c'è. Sì, dobbiamo trovare una sala. La luce c'è qua. Sì, per fortuna. Wow, ma qua c'è già una sala. Sì. Vogliamo fare questa, ma c'è troppa corrente d'aria. Cerchiamo una sala con meno corrente d'aria. Perché lì verrebbe rumoroso. Verrebbe il rumore della corrente d'aria. A meno che non riusciamo a chiudere la porta lì. Ma la troviamo. La porta, poi non riusciamo a chiudere, magari. Magari se troviamo una sala. Attenzione sempre che di là non c'è il parapetto, eh. Di là manca il parapetto. Qua vabbè. Ecco, questa per esempio è una sala con senza troppo vento, nella quale possiamo assolutamente. Ma caspiterina, che bello che era! Non si vede niente, si vede qualcosa? No. Beh, ma ci filmiamo noi con... capito? Fatto così. Ci dobbiamo filmare noi con la luce. Quindi viene bene. Guardate. Sì, sì. Ah, vabbè, ma qui ci va. Hai visto? Qui c'erano le poltrone. Qui le poltroncine. Con sopra. Sì, sì. Vediamo perché non vedo niente qua. Ragazzi, stiamo scendendo. Se riuscite a vederci, a inquadrarci. Stiamo scendendo nella sala, ma è troppo lì in su. Stiamo scendendo nella sala per continuare a filmare. Ecco, esatto. Così. E così non si vede niente, ma purtroppo... Vedete? Anche di là, tutto abbandonato. Sì. Tutto all'abbandono. Guarda. Ma si riprende, no? Sì, sì. Sì, 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 sì. Quanto abbiamo qua? 14 minuti ho io. Poi libererò un po' di memoria. Sì, dai. Intanto 14 minuti. Quindi, com'è, ma noi dobbiamo essere brevi. Così, l'appunto per così, l'appunto per così. Le torce, così. Allora, cari amici che ci seguite, le riprese vengono come vengono, però io dico che stanno venendo bene. Sì. Perché abbiamo controllato. Benissimo, youtuber Mauri, capitano Barbadura, Gennaro Gelmini, 26 marzo 2017, raccontiamo la storia del cinema brevemente. Il cinema nasce a cavallo dell'inizio degli anni 2000,
dà praticamente un'idea un po' enorme, un'idea superiore a quello che poteva essere veramente la richiesta del luogo. La richiesta del luogo, qua siamo a Muggiò a 4 passi da Milano, però in campagna, qui sono 15 sale di cinema da direi 300 posti ognuna, forse 350, non so, però centinaia di posti per ogni sala. Pensate, centinaia di posti per ogni sala per 15 sale, una cosa pazzesca. Quindi un cinema fuori completamente dagli schemi che poteva essere l'interessamento della gente che veniva da queste parti a vedere il film. Se non che succede? Perché c'è un po' di crisi. È un bel momento, ma non è solo la crisi. Come fai a riempire 15 sale di centinaia di persone? Quindi sì, ci vuole una buona programmazione. No. Già l'idea è megalomania. Chi ha avuto questa idea era un megalomane. Megalomane, ma proprio a dirlo a chiare lettere. Allora, successivamente, cosa è successo? Chiaramente il cinema è partito, ma è andata come è andata. A un bel momento occorreva, praticamente c'erano i pannelli di lana di roccia, cosiddetta lana di roccia, cioè lana di vetro, dei pannelli insonorizzanti, chiaramente per il suono, per fare in modo che il suono non si propagasse, perché doveva rimanere nella sala. È giusto, no? Perché ogni sala aveva il suo film e doveva rimanere nella sala, non doveva propagarsi. Hanno messo questi pannelli insonorizzanti di materiale chiaramente poi non più idoneo. Questa è lana di roccia, lana di vetro. È un materiale, si diceva, altro materiale, no? È quello che dopo la Comunità Europea l'ha bandito, non era più idoneo, non si poteva più utilizzare. No, ti si vede bene con la... ti si illumina bene la faccia. Sì, ma so. Spero che anche tu vieni, ma si vedeva bene. Allora, in breve, in breve, prima che finiscano le memorie così, che, digitali così, cosa succede? Un bel momento, bisogna fare il cambio di tutta questa lana di roccia, di tutta questa lana di vetro, la detta lana di roccia, e costa un sacco di soldi perché è da smaltire come materiale speciale, come rifiuti speciali. Allora costa un sacco di soldi e non conviene, è una cosa pazzesca, una cifra pazzesca. Prima hanno speso poco perché dal vetro... anche tramite il riciclaggio del vetro costava poco. Dopo era un casino, era materiale, come si fa? Quindi materiale... hanno detto facciamo un incendio doloso senza far vedere che sia il doloso, così possiamo questo materiale buttarlo in discarica come se fosse residuo di roba da smaltire. E quindi era assimilabile ai rifiuti urbani. Infatti. Praticamente scarti dell'incendio, parte dell'incendio si poteva smaltire con i rifiuti urbani. Costava niente in confronto a un rifiuto speciale. Assimilabile ai rifiuti urbani costava niente. Invece se era un rifiuto speciale era terribile. Allora hanno questa idea di creare un incendio, però ne devono creare di più di incendi per fare la propagazione, per far vedere. E quando lo fanno? Quando c'è tanta gente in sala, tanto, insomma, c'erano belli spettacoli, lo fanno apposta. E se non che dopo ci sono questi incendi e loro pensano di poterla far franca. Se non che scoprono, vedono nei controlli, fanno comunque dei controlli, c'è stato l'incendio, comunque dei controlli vanno fatti, e vedono che l'androne principale è uno soltanto. E lì dicono, no, già non è a norma qua che ci siano 15 sale di cinema e un solo androne principale. Allora, dove si era accalcata tanta gente quando c'era l'incendio. Allora lì scattano i controlli ed viene fuori un casino, che dopo con i controlli non riescono più ad assimilare ai rifiuti urbani tutta la spacciatura che c'è, tutta questa
questa lana di vetro, lana di roccia che c'è, data lana di roccia, e quindi rimane il rifiuto speciale e non più come praticamente scarti di tutto l'incendio, no? Detti così, poi non è che si incendiava tutto, però lo smaltivano come, come si dice, parte dell'incendio, non mi viene la parola, no? E quindi cosa succede? Non più potendolo smaltire con i rifiuti urbani, basta, fallisce. Perché se veramente bisognava smaltirlo come rifiuto speciale e essere a norma della comunità europea, non si poteva veramente più fare. Perché lo fanno di lana di roccia? L'hanno fatto di lana di roccia, lana di vetro, no? Col vetro, praticamente delle fibre di vetro, che però, come al solito, si è visto poi solo così negli anni. Devi stare più appoggiato, così ti vedono meglio. No, stavo cercando di... Sì, ma devi inquadrare perché... anche... Non so com'è l'orientamento che ha. Comunque niente, dai, l'importante... Poi ogni tanto devi inquadrare anche te, anche col cellulare. Sì, solo che ma c'è... E se non che... Quindi devi stare in luce anche tu, Allora, se non che parti tecniche, discussioni. Allora, se non che, quindi dovendolo smaltire come rifiuto speciale, il cinema fallisce ed eccolo così. Sono 15 sale al fallimento totale. Io quando ho visto per la prima volta una cosa del genere non credevo ai miei occhi. Un cinema di 15 sale. Che bello. Fallito, fallito, è pazzesco. E non mi ricordavo i residui, come si chiamano, le rocce, come le chiami? La lana di vetro. No, quando ho un rifiuto, no? Beh, rifiuti speciali. No, Siamo stati una settimana a interessarci tecnicamente, una settimana per modo di dire, un mese, perché le organizziamo il mese prima, no? Le nostre escursioni, e siamo stati un mese a organizzare su come potesse essere che un cinema enorme, allora 15 sale per 300 posti, quanto fa? 15 per 300 fa... No, matematica non è mio forte. Ma che bello! Devo prendere il cellulare pazzesco. Faccio tic dai, 15, ma sono comode queste poltroncine. 15 per 300, vabbè, insomma, comunque ho fatto io il conto che praticamente poi l'avevo calcolato su 3500, cioè 350 persone per ogni sala. Venivano 13.500 spettatori, se si faceva funzionare il cinema tutto il giorno potevano esserci un massimo di 20.000 spettatori al giorno. Voi pensate a Muggiò, che è un paesino a 20 km da Milano, 25 km da Milano, verso nord, in Brianza, come facevano a riempire, a far venire qua 20.000 persone ogni giorno. Ci voleva un... Questa è la megalomania, infatti. Perché non esiste, non ho mai visto, ma neanche a Hollywood. Magari a Hollywood, non lo so, io sinceramente un cinema da 15 sale, io non so come farebbero mai a riempirlo. Ma... È una cosa incredibile. Una cosa... Ecco, come praticamente come scorie, com'è che si può dire anche, scorie di incendio, e quindi veniva assimilato agli urbani. Beh, insomma, abbiamo fatto una breve storia, magari stacchiamo magari da alcune parti. Non so come verrà, perché adesso viene vedere. Bene, però se ci sarà da farlo un po' tecnicamente... Bisogna schiarire un po' dove noi non siamo le grandi urbe. No. Allora, non è il discorso di essere grandi urbez o non essere grandi urbez. È il discorso che discorrere di una cosa del genere, prepararsela a casa, è un conto. Poi voglio vedervi a discorrere di una cosa in un cinema abbandonato. Facciamo da qui, da qui.
cari amici, quindi abbiamo fatto il possibile, vi abbiamo fatto vedere un cinema abbandonato e adesso lo percorreremo il lungo e il largo, giriamo di qua anche. Sì. Io non ci vedo tanto. No? Sì, ma perché dobbiamo fare luce. Il problema è questo. Dobbiamo fare luce. Riprende Gennaro perché... Qua. Di qua. Io purtroppo... Continuiamo anche se... Sono sverso. Poca... Che vedi Minga. Abbiamo poca memoria lì di batteria. No, lì. Abbiamo fatto un po' di... Sì, dai, sì. Dobbiamo rielaborarlo. Ah beh, volevate vedere, ecco appunto, adesso facciamo vedere le poltroncine inquadrate a luce vengono belle, naturalmente se la luce è poca sembrava quasi che fossero grigioline sporche, no? Sono pulite. Ah, ma sono pulite, caspita, cioè, a livello del... di un cinema normale in pratica, vabbè, insomma, più o meno, dai, diciamo così, possibilmente. Beh, abbiamo fatto ciò che potevamo, dai. Sì, non è che siamo degli esperti. Guardate qua, facciano vedere i video, no, i filmati, i film. Aspettate, una parte del pannello distrutta, così almeno qua le poltroncine, qua abbiamo, vedete la sala, riuscite a vedere qualcosa? Beh, saliamo su, facciamo vedere, attenzione, sì, ma perché qua ci doveva essere il rialzo, poi hanno tolto tutto. No, dico attento. Sì, ma guarda, non è niente facile, no, ma devo far luce, se no qua non vediamo niente. Ho il cellulare o scarico la batteria. Vedete le poltrone? Sì, vedete qui, insomma, dai. Ok, no? Vedete, no? E questi erano i manifesti. Allora, Maurizio, l'abbiamo fatto anche stavolta. Sì. Sono stanco. Andata. Sarà più che... Perfetto, cari fans. Ciao, magnifica sala. Ciao a tutti. Che possa ritornare al suo splendore. E di qua l'uscita. Di qua l'androne principale. Sto attentissimo, chiaramente. Sì. Ok? E vedete di qua. Cari amici, dall'androne principale... Alla prossima! Perfetto, abbiamo fatto il pezzettino.